Nell'episodio di oggi della serie Professione Networker portiamo la testimonianza di Massimo Rocchi, che nel tradizionale è un responsabile di un magazzino di una multinazionale che si è avvicinato al settore del network marketing per poter inizialmente arrotondare quello che era il suo stipendio, ma dopo, una volta aver capito il potenziale di questa attività, ha deciso di prendere in mano questa attività e portarla a uno step successivo, proprio per poter permettere anche alle sue figlie un futuro migliore. Quindi andremo a vedere con Massimo quali sono stati i suoi primi passi e per quale motivo ha deciso di sviluppare in maniera più professionale questa attività. Quindi passo la parola a Massimo. Ciao, sono Massimo Rocchi, sono responsabile magazzino logistica di una multinazionale e da un paio d'anni ho intrapreso questa grande attività di network marketing. Quando ho iniziato l'attività ci sono entrato in realtà provando dei prodotti suggeriti da un'amica. Io gioco molto a tennis, gioco a calcio e quindi utilizzavo degli integratori e quindi ho iniziato ad utilizzare i prodotti. E utilizzando poi questi prodotti che sono veramente ottimi ho iniziato a capire anche che cosa ci fosse dietro l'attività di questa azienda, che in realtà può essere un'attività remunerativa, e quindi ho iniziato un percorso di formazione per capire meglio di che cosa si trattasse. Mi sono avvicinato a questa attività dopo aver avuto qualche vicissitudine personale, sia dal punto di vista lavorativo che dal punto di vista personale, e quindi cercavo qualcosa che mi potesse garantire un'entrata extra da aggiungere allo stipendio, quindi 300, 400, 500 euro, e quindi ho trovato in questa attività questa possibilità inizialmente. Poi in realtà, conoscendo le persone e partecipando ad eventi formativi veramente unici che nel mondo del lavoro tradizionale non esistono praticamente, c'è una differenza incredibile tra quello che succede nel mondo del lavoro tradizionale e nel network marketing, dove la formazione è continua e quindi anche la crescita personale che viene attraverso questa formazione, ho iniziato a percepire l'idea che invece potevo aumentare queste possibilità economiche fino ad arrivare quasi a guadagnare quanto è lo stipendio mensile, e quindi garantirmi per il futuro, non solo a me, per un futuro che è sempre incerto, come si è visto con il periodo del Covid, ma anche dal punto di vista lavorativo, perché oggi non siamo più in un mondo in cui il posto di lavoro è garantito a vita, ma anche e soprattutto per i tuoi figli, per le mie figlie, due figlie grandi, 18, 13 anni, in cui puoi garantirgli poco dal punto di vista già economico, ma ancor meno fai fatica a intravedere un futuro per loro veramente lavorativo. Quindi qui invece ho intravisto la possibilità di poter avere una garanzia, un piano B che potesse anche diventare, però, con un lavoro fatto bene, anche il piano A, un futuro per, soprattutto per loro probabilmente, in un mondo così complicato e difficile. Allora, quando mi sono avvicinato all'attività, devo dirlo molto onestamente, a parte che l'ho fatto in maniera passiva, nel senso utilizzavo i prodotti e stop, ma l'attività mi dava veramente l'idea di essere quelle attività online un po' problematiche, con tutte queste idee piramidali. In realtà, partecipando di più all'attività e vedendo lo sviluppo del team che si è creato poi lavorando insieme ad altri ragazzi, ho capito esattamente il contrario, che qui c'era la possibilità, ovviamente non ti venisse regalato nulla, non rose e fiori in ogni angolo, ma che la possibilità di avere con merito e quindi con l'estremizzazione della meritocrazia che non esiste nel mondo del lavoro tradizionale, di portare avanti la tua attività con i tuoi tempi, con le tue capacità, arrivando agli obiettivi che uno si vuole prefiggere di raggiungere. Questa era la cosa importante, perché comunque la libertà di fare questo lavoro online, nel luogo dove sei, quando hai il tempo di farlo, non ti preclude nessuna meta particolare. Questo è importante anche perché comunque tu continui a lavorare e quindi il tempo da dedicare lo devi inserire nella tua giornata normale, lavorativa, di famiglia e di hobby che ognuno deve mantenere. Uno dei temi fondamentali all'inizio è che è uno dei temi anche che blocca tantissime persone, è pensare di non avere tempo per fare un'attività alternativa oltre a quella che uno già svolge, metterla insieme agli hobby, metterla insieme alla famiglia. In realtà, se uno ragiona bene, noi abbiamo tanti tempi morti nella nostra giornata in cui poter inserire questa attività. Questa è un'attività che si può inserire benissimo in mezz'ora, un'ora, un'ora e mezza al giorno, nel weekend, avere degli spazi dedicati. La cosa importante che ho imparato in questo tempo è di comunque programmarsi questi tempi in modo da poterli sfruttare e utilizzare a pieno. Non è molto tempo, ma se li sfrutti a pieno puoi raggiungere pienamente l'obiettivo. La considerazione che ho oggi di questa attività è evidentemente cambiata da quando l'ho iniziata, e quello che mi ha fatto fare questo cambiamento è assolutamente
la crescita personale che è venuta attraverso due cose fondamentali che non capitano nel mondo del lavoro tradizionale, e sono la formazione continua e quindi crescita personale vera e propria anche culturalmente, anche sulle cose da fare, e il lavorare in team, che è qualcosa che ti dà due cose fondamentali, cioè conoscere le persone, avere dei rapporti personali positivi e non di contrapposizione, e poi il fatto che il team in questa attività è fondamentale per allargare l'attività. L'ultimo arrivato deve essere la persona più importante che entra nel team e quindi va aiutata, e questa, la crescita personale, l'ultimo arrivato garantisce la crescita a tutto il team. Questo ti fa capire esattamente due cose: che è fondamentale ed è un'attività in cui la collaborazione è la cosa principale, e che appunto non è un'attività né piramidale né con problematiche di contrapposizione. Sono 30 anni che lavoro in ambiente di lavoro tradizionale e non ho mai trovato la voglia di far crescere le persone, ma semplicemente di avere un ambiente competitivo: o vinco io o vinci tu. Ora invece nel network marketing ho scoperto un'attività in cui le basi fondamentali sono collaborazione e crescita personale di tutte le persone che entrano a far parte del team e della tua squadra. Ogni persona che fa parte del team è importante alla stessa misura. Poi il livello che può raggiungere una persona ovviamente è dato dai suoi obiettivi personali, dalle sue capacità, dalla meritocrazia, perché è un sistema veramente meritocratico dove ognuno più mette e più può arrivare ad ottenere gli obiettivi. Però la collaborazione, il fatto di crescere insieme, una formazione continua data proprio dall'azienda eccetera così, è fondamentale per lavorare in un ambiente positivo e collaborativo. Cosa significa aver trovato un ambiente positivo? Vivere all'interno di un ambiente positivo significa avere interazione tra le persone, formazione continua tra le persone, e capire che l'obiettivo fondamentale non è il tuo obiettivo limitato, ma l'obiettivo di far crescere tutto il team. Proprio il fatto di far crescere tutto il team per te è l'obiettivo principale, perché a lungo termine, diciamo, darà a te la possibilità di avere la tua crescita maggiore, e quindi questo crea le condizioni per cui all'interno del team ci sia collaborazione e appunto positività a tutti i livelli. Questo modo di affrontare, diciamo, l'attività ti permette di vivere finalmente un ambiente lavorativo, perché comunque un ambiente lavorativo in cui uno diventa imprenditore della propria attività, ma un ambiente positivo, sereno, cosa che non capita in nessun campo delle attività tradizionali. E questo è quello che francamente mi ha fatto decidere di proseguire con questa attività. Quindi perché consigliare di entrare in un'attività di network marketing? Prima di tutto non ci sono rischi, non ci sono costi da intraprendere, non ci sono costi fissi oggi, non ci sono costi nell'attività domani, quindi il rischio diventa zero, uno procede con la sua attività. E poi la necessità assoluta oggi, non solo in tempo di Covid ma anche nel tempo del mondo del lavoro che stiamo vivendo, di avere minimo un piano B alternativo. Il piano B alternativo serve dal punto di vista personale per supplire eventuali problematiche col proprio lavoro, ma anche per aiutare la famiglia ad avere un sostentamento maggiore, ad avere una sicurezza maggiore e di guardare al futuro con più serenità.